Astronauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio 5. Mike Sacchi dagli Astronautica Studios di Milano, ma questa sera la regia è più distribuita che mai perché state ascoltando in diretta provenienti dal computer, lo stream proveniente dal computer di Marco Zambianchi, la musica è scesa velocissima. Quindi passo la parola a lui che terrà le fila perché è lui che ha in mano i comandi questa sera. Oh cavolo, che responsabilità! Ciao a tutti amici di Astronauticast, ciao ragazzi colleghi di avventura, stasera con un setup tardivo rivoluzionato all'ultimo momento, spero che l'ambardan tecnologico degli studi distribuiti funzioni e tenga per tutta la serata. È in arrivo il maltempo, si sa, è nemico delle connessioni wifi, ma per il momento stiamo andando su a 254 kilobit al secondo e a 25 frame al secondo, perciò non ci possiamo lamentare. Vai Luigi! Visto che sono io inquadrato, saluto tutti in diretta così che vedo che non cambia più l'inquadratura. Comunque un saluto da Carmagnola a tutti quanti. E Riccardo! Cosa? Vabbè, ciao a tutti da Modena, qui da Rick and Real, un saluto a tutti gli ascoltatori in chat, alla diretta e quelli che ci ascoltano anche in differita. Ciao! Perfetto Michael, allora mi lasci il pallino del rimbalzino tra i vari partecipanti all'Hangout. Beh, innanzitutto, come sempre, vorrei iniziare con qualche notizia sul calendario degli impegni sociali di ISA, che cominciano a crescere perché normalmente in novembre avevamo Astronauticon, ma per il momento invece rimane sospeso, anche se abbiamo alcuni incontri interessanti che affolleranno le prossime settimane. Ve li annunciamo questa sera, così che vi prepariate a raggiungerci chi a Milano e chi magari più vicino a Lecco. Allora, innanzitutto abbiamo una notizia che è legata a Diego Urbina, che domani mattina, se non sbaglio, ragazzi correggetemi, verso le 11 ora italiana, dovrebbe atterrare virtualmente dal viaggio di oltre 500 giorni da e verso Marte. Abbiamo tentato con Astronauticast di tenere compagnia a Diego grazie anche alle iniezioni di saggezza del nostro Paolo Amoroso, che vorrei salutare. Stasera non è con noi ancora una volta, speriamo di riaverlo in studio al più presto. Michael, tu sai dirci qualcosa di più sul rientro di Diego? Mi pare che avessi detto che ci aveva promesso un'intervista. Sì, no, diciamo che è stata strappata con i denti, noi abbiamo detto che è già cooptato, ha detto che subito dopo dovrebbe avere ovviamente tutte le interviste di rito, quelle ufficiali, e se non sbaglio una validazione degli esperimenti, qualcosa che sono come la replica a terra di esperimenti fatti in volo, in questo caso sono sempre a terra, però vogliono fare delle verifiche esterne, penso su esperimenti su loro stessi, una questione di controllo della differenza tra le loro performance in testa all'interno e all'esterno. Al di là di quello, dopo quello sarà completamente libero e disponibile per una intervista con noi. Marco, ti chiedo di cliccare sulla tua faccia o sulla faccia di qualcun altro, perché credo di essere selezionato io e mi sei... Sì, stavi parlando e mi sembrava giusto tenerti in primo piano. Poi, visto che fai lo sbarone, lo posso fare anch'io, non ti preoccupare, guarda. Tu ce l'hai sulla maglietta, io ce l'ho nella manina. Il mio Android è più grosso del tuo. Il mio però è 3D. Io un buffo, non c'entra niente, ma... Non so se tu ce l'hai 3D, ma io sì, Tra l'altro di questi Android ne è un altro che dovrà decidere con attenzione a chi regalare. Io resto in tema, allora uno shuttle, facciamo così, va, dai. Ok, allora se vuoi mi alzo e prendo quello di Lego da 2000 pezzi. No. Sempre sulle news docket di questa settimana abbiamo un'altra buona notizia per quanto riguarda il nostro progetto sociale Stratosfera, visto che sul sito EPOD, cioè Earth Science Picture of the Day,
abbiamo avuto la ripubblicazione, era già successo con un volo precedente, di un'immagine scattata dal nostro pallone stratosferico, in particolare una delle immagini scattate sopra l'Italia centrale, molto spettacolare, l'abbiamo riportata nel blog di Stratosfera, così abbiamo l'occasione di ricordare a tutti dove andare per vedere le ultime immagini, ma anche le nostre passate peripezie sopra i 10.000 metri. Si tratta del sito www.stratosfera.com, scritto esattamente così come l'ho pronunciato, senza H, senza nulla di strano, e qui trovate il link. Sostanzialmente iPod è l'equivalente terrestre, tra virgolette, di iPod, che invece pubblica quotidianamente immagini di interesse astronomico. Si tratta di un'ennesima soddisfazione e stiamo lavorando per portare ai microfoni di Astronauticast anche il duo dei nostri Franceschi, Francesco Sacchi e Francesco Bonomi, che sono due tra i pilastri più importanti del progetto. Speriamo in una delle prossime puntate di poter chiacchierare con loro. Tornando sempre alla nostra parte introduttiva, l'avrete notato tutti se siete dei frequentatori assidui di Forum Astronautico, il nostro forum finalmente è tornato in forma, ha subito una decisa cura dimagrante dopo averci fatto veramente lambiccare il cervello per un paio di settimane e sforare quasi i limiti imposti dal provider. Abbiamo capito qual era il freno a mano che tratteneva la nostra macchina sportiva, era la funzionalità del glossario che, non appena è stata disattivata, ha veramente tagliato i lacci che trattenevano la nostra forza multimediale. Quindi ritornate su forumastronautico.it, che ora è tornato a correre al massimo della velocità. Non preoccupatevi, perché comunque il glossario è ancora attivo, solo che non avrete la scrittina in pop-up subito lì. Però insomma, se vedete "non ce la posso fare", potete capire lo stesso a cosa si sta riferendo. NCPLF era nel glossario? Qualcuno ce l'aveva messo ultimamente, c'era. Sì, diciamo che è disattivata la possibilità di guardare, di avere risolti direttamente nei messaggi i significati degli acronimi, però in alto a destra è sempre presente il link glossario, come giustamente ci ricordava il bravissimo Riccardo. Io mi sono reso conto adesso di non aver fatto tutta la parpardella sui nostri amici Luigi e Riccardo, cioè quali sono i vostri blog, potete eventualmente ricordarlo voi appena commenterete i vostri articoli. Non sono abituato. No, ma Marco va benissimo, perché ti ricordo che le ultime puntate non ci avevano neanche salutato, quindi il regista di turno c'era proprio dimenticato, quindi già il fatto che tu hai fatto il giro iniziale di saluti perfettamente già è una soddisfazione. Si tratta della mia inabilità a sostituire Michael, sono solo un pallido sostituto. Dunque, due impegni di carattere astronautico. Il primo a Milano, l'8 novembre alle ore 21 presso il planetario Oepli, situato ai giardini di Porta Venezia, avremo Samantha Cristoforetti che si produrrà in una conferenza. Vediamo un po' di riportare correttamente il titolo, che è "Una casa nello spazio alla Stazione Spaziale Internazionale", ripeto, martedì 8 novembre ore 21. Tra l'altro ho visto sul forum che si stanno riunendo decine di frequentatori abituali della nostra casa virtuale, sarà l'occasione magari di conoscerci di persona. Tra l'altro credo che sicuramente io e Riccardo ci saremo, anche Michael, non so Luigi, ma speriamo, chi lo sa. Sarà dura. Facci una faccia dubbiosa, Luigi. Vabbè, ok. Il secondo impegno invece è una novità, perché finalmente con l'ESA siamo riusciti a ottenere una data per avere Paolo Nespoli in Lombardia, in particolare nella zona della Brianza al confine con Lecco, alla città di Oggiono, venerdì 25 novembre a partire dalle ore 20:30 presso il palazzetto sportivo dell'oratorio, ripeto, di Oggiono, in provincia di Lecco. Ci sarà Paolo Nespoli e stiamo lavorando per avere qualche altra sorpresa, ma quantomeno la sua presenza è stata confermata. L'ingresso è libero, anche qui vi aspettiamo numerosi per sentire da Paolo la viva voce, il racconto della sua missione trascorsa 6 mesi sulla ISS.
Poi ancora un ultimo reminder, Fiera dell'Astronomia di Erba, 12 e 13 novembre. Se siete appassionati di elettronica e astronomia, è esattamente l'evento che fa per voi, perché nella stessa sede, nelle stesse fine settimana, avremo la possibilità e avrete la possibilità di passeggiare tra le bancarelle dei venditori di chincaglieria elettronica, computer usati, radio e quant'altro, e anche tra molti amici di ISA che saranno lì insieme agli amici di Deep Space, l'ECO, il gruppo astrofili che gestisce il planetario, con i quali esporremo un modello in scala 1-1 del rover Spirit. È davvero interessante venirlo a vedere, vi aspettiamo anche per fare due chiacchiere, magari anche qui sfruttare un'occasione per sostituire le persone reali a quelle virtuali. Poco prima in pre-show stavamo discutendo su come trasportare il rover verso la... verso la location della fiera. Se vedete un rover in autostrada sapete perché. Eh sì, oppure al traino, ma adesso vediamo, dai. Ok, allora con questo chiudiamo le notizie introduttive. Il bravo Riccardo sta già depennando in diretta sul Wave, grazie a Dio esiste, tutto quello che c'era da dire, mi pare di non avere dimenticato niente. E posso lanciare a bomba il nostro Luigi, che ricordo autore delle pagine di Astronautica su Celum, tintario curatore del blog, aiutami, Astrogation, giusto? Astrogation.blogspot.com, se non sbaglio. Sì. E naturalmente un graditissimo co-conduttore di Astronauticast, quindi Luigi, a te la parola per parlarci della Progress M13M, che è stata lanciata con successo. Sì, in effetti abbiamo finalmente tolto questa spada di Damocle che rimaneva sulla Stazione Spaziale Internazionale dopo il fallimento del lancio della precedente Progress. Era rimasto il dubbio e soprattutto la necessità di una verifica su un lancio reale di un vettore Soyuz con questa stessa capsula montata sopra. E questa è stata la prima, c'è stata un'altra conferma dell'affidabilità del vettore Soyuz, però questa è stata la ulteriore conferma che dà via libera al prossimo lancio della Soyuz vera e propria, proprio la capsula Soyuz abitata, che dovrà andare a dare il cambio agli ultimi tre che sono rimasti a bordo della stazione spaziale. Dunque, il lancio è avvenuto perfettamente domenica 30 ottobre, dopo ovviamente le solite 48 ore di inseguimento della stazione spaziale. È riuscita a raggiungere la stazione effettuando un attracco completamente automatico alla perfezione, tutto secondo i piani, tutto come da manuale. E ovviamente dopo aver mancato uno di questi cargo, la stazione spaziale cominciava a essere, diciamo, sotto scorta. C'era comunque ancora riserva di materiali, di propellenti, di cibari e vestiario per gli abitanti della stazione spaziale, però diciamo che comunque c'è un lancio di buono sul turno delle Progress, e questo successo ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti quanti. A bordo c'erano circa 2648 kg di materiali, fra cui 578 kg di propellenti per la ISS e 420 kg propellenti 250 kg di propellente da utilizzare per il reboost direttamente sulla Progress. Prima reboost che servono per aumentare la quota della stazione spaziale durante il periodo di attracco, il periodo in cui la capsula rimane ormeggiata alla stazione spaziale. E nei serbatoi c'era anche 50 kg di ossigeno e 420 kg di acqua, che ricordo è acqua dell'acquedotto di Torino Nord, perché a quanto pare è l'acqua migliore del mondo, scelta da americani e russi, da entrambi, per
per essere utilizzata sulla stazione spaziale. C'è nessuno! Ecco, evidentemente la giusta quantità di particelle di sodio. Ma perché non sono molto vicine? Sì, infatti. La storia famosa che nessuno ha capito mai con la pubblicità. Infatti. Una grande disfatta per i pubblicitari. Eh beh sì, però ha funzionato perché è diventato un simbolo, anche se sbagliato. Sì, sì, sì. Però... Mentre nella sezione pressurizzata c'erano 1350 kg di sia attrezzature scientifiche che appunto cibo, razioni alimentari, biancheria, equipaggiamenti scientifici, c'era proprio un po' di tutto. E questa capsula resterà attraccata alla stazione spaziale fino a gennaio e fra l'altro ha preso il posto della, questa è la Progress 45, ha preso il posto della Progress 42 che si è distaccata ieri e ha fatto il suo rientro atmosferico distruggendo l'immondizia con cui era stata caricata. E la stessa sorte toccherà a questa Progress 45 a gennaio quando sarà riempita con, appunto, con tutto il materiale di scarto della stazione spaziale e verrà disintegrata anche lei nel rientro atmosferico. Fra l'altro, ma questo lo accenneremo, è stato ripreso un filmato di questo rientro, alcuni secondi del rientro atmosferico della Progress 42, che è veramente spettacolare, dall'ISS. A te Marco. Ok, mi ero appena ammutolito perché vedevo in chat una marea di persone che mi ha sgamato mangiare una mentina o una caramellina. Mentre tu parlavi, pare che il mio microfono sia ipersensibile. Va bene. Forse più che altro ti vedevano, quindi anche se eri muto. Beh, in effetti sotto le telecamerine sono piccole, contavo sulla discrezione di una immagine formato francobollo, invece no, e va bene. Ridete, ridete. Allora, tocca a me in tutti i sensi perché la seconda notizia riguarda il principale concorrente degli Stati Uniti nel campo dell'esplorazione umana dello spazio. Perché al di là della, visto che ormai con la Russia è un rapporto di collaborazione, anzi in questo momento di vera e propria dipendenza, a dare lo stimolo agli americani di migliorare e forse a ripetere le antiche vestigia della corsa allo spazio sono i cinesi. Cinesi che hanno lanciato la capsula Shenzhou 8, che è un modulo, una capsula utilizzata per trasportare i taikonauti, così come i cinesi chiamano i loro astronauti, nello spazio, ma è partita senza equipaggio a bordo. Questo perché ad aspettarla c'era già presente la Tiangong 1. Ma andiamo con ordine. Alle 22.58 dello scorso lunedì, quindi del 31 ottobre, l'agenzia spaziale cinese ha effettuato con successo il lancio della capsula spaziale, dicevamo appunto, Shenzhou 8, che è destinata a incontrare il modulo orbitante Tiangong 1, che è già stato mandato in orbita lo scorso 29 settembre. Quindi a più o meno un mese di distanza. La missione è iniziata grazie alla spinta di un vettore lunga marcia nella sua variante 2F che è decollato dal poligono di lancio di Jiquan nel nord-est della Cina, nel nord-ovest della Cina. L'incontro nello spazio e il collegamento dei due elementi è già avvenuto, è avvenuto ieri e ha segnato l'ennesima prestigiosa prima per il programma spaziale del grande paese asiatico. Tiangong 1 e Shenzhou 8 resteranno collegati per una decina di giorni, dopo i quali i due veicoli si separeranno, trascorreranno un periodo di distacco tra loro, ripeteranno la manovra di rendezvous e torneranno quindi a unirsi per un secondo e più prolungato periodo, che sarà anche quello finale, perché al termine di questo secondo collegamento la Shenzhou si distaccherà da Tiangong 1 e rientrerà a terra in maniera totalmente autonoma. Quindi non solo la dimostrazione di saper lanciare capsule manned nello spazio, ma anche una chiara competenza nel condurre manovre in modalità automatica tra due mezzi senza astronauti che li manovrino. È interessante perché questa è una capacità che prima era stata tipicamente russa. Ricordo per esempio che i russi hanno lanciato i loro moduli della stazione spaziale con dei razzi Proton e senza astronauti che ne curassero l'assemblaggio, nel senso l'incontro e l'unione in diretta, mentre quando si portò su il modulo Unity
già in orbita e collegando Unity sostanzialmente in modalità manuale. Quindi credo che i grandi passi della Cina, con calma ma con grande nettezza, stiano segnando sempre di più la proiezione verso lo spazio di questa potenza emergente, e come dicevo spero che siano un pungolo a un rinnovato vigore per la politica spaziale americana. Sul sito, sul nostro astronautinews.it, che ricordo è il nostro portale che raccoglie le notizie preparate dai nostri articolisti volontari, trovate non solo l'articolo ma soprattutto il filmato completo, perché il lancio è stato seguito in diretta dalla TV nazionale cinese CCTV, e quindi se ve lo siete persi potete rivivere in diretta, anzi in differita, i momenti allora trasmessi in diretta. Uno su tutti che mi ha particolarmente colpito: telecamere a alta definizione che hanno trasmesso l'esatto istante in cui si sono dispiegati i pannelli solari della Shenzhou, uno spettacolo che per esempio non avete con le capsule Soyuz, che effettuano una manovra del tutto analoga ma non in diretta, si vedono solo gli astronauti. Ok, commentato questa importante notizia internazionale, possiamo lasciare anche la parola a Riccardo. Mi ricevi, Riccardo? Io volevo soltanto fare un commento sul tempo di King, che è significativo che non hanno fatto test di avvicinamento come ad esempio ha fatto ATV durante il suo primo test, il suo primo volo. Ma semplicemente hanno lanciato, e in un tempo di rendezvous assolutamente comparabile a quello di una Soyuz, hanno raggiunto la loro avamposto e hanno fatto il docking. Quindi, essendo perfettamente compatibile con un lancio manned, con tempi che sono assolutamente adatti a una missione, a un profilo di missione completo con Taycan Auto, l'ho trovato abbastanza significativo. Perfetto, Michael. Non è so se è una cosa prevedibile che comunque la Cina tiene pronto. Vai. Io ti vedo. Vai Riccardo, scusami se ti ho interrotto. No, perché dicevo che era prevedibile che comunque la Cina tiene più o meno nascosta la timeline delle loro cose, si sa solo a grandi linee quando potrebbe succedere un evento, e proprio quella scena di Zuotto, nessuno se l'aspettava, tac, la tirano fuori, la mettono in rampa e la lanciano. È stato così curioso anche questa cosa. Sì, beh, diciamo che lì non ha influenza sui tempi, immagino che dietro. No, è che sì, noi sì. Abituati da, diciamo, anche per lo shuttle, che però lì era una sorta di rito comunque, guardare la presentazione, guardare tutto quello che accade. In questo caso non ce l'abbiamo. Sì, è una reminiscenza delle vecchie abitudini dell'impero sovietico, che normalmente annunciava i lanci solo una volta avvenuti. Insomma, non hanno abbandonato alcune vecchie storture, ma sicuramente a livello tecnologico stanno correndo, e davvero sono contento. Io in questo panorama abbastanza desolato della politica spaziale internazionale lo vedo come un elemento di rottura, di stimolo a grandi potenze addormentate, sopite come gli Stati Uniti e in parte anche l'Europa. Cioè, diciamo che l'opportunità, o meglio, la connessione tra i progressi cinesi e il supposto stimolo alle altre agenzie spaziali è stato discusso più volte, non siamo mai riusciti ad arrivare a una conclusione, non si capisce se effettivamente questa assomiglia a un'altra corsa spaziale o se si svolge nel sostanziale disinteresse delle altre potenze, quantomeno si segue e si prosegue sulla propria strada. Secondo me c'è molto disinteresse da parte degli altri, aspettano che ci scappi il morto, molto probabilmente. Mi dà come questa impressione, non vorrei essere troppo... Esatto, cioè... arriveranno a dire, ecco perché i cinesi fanno le cose. No, sicuro, però noi invece appassionati di astronautica non possiamo fare altro che seguire queste cose e complimentarci con la Cina per questi suoi successi. Vero, vero. Riccardo, credo stia ancora a te, sulla nostra news docket abbiamo l'ottimizzazione delle strutture NASA per il futuro dell'esplorazione spaziale, visto che parlavamo proprio dell'ente spaziale americano.
Sì, questa settimana vi parlo di due strutture che la NASA utilizza per lanciare i propri razzi e che sono, diciamo, state prese in esame per essere riutilizzate o comunque ammodernate per poter essere compatibili con il nuovo SLS, il nuovo sistema di lancio della NASA. Sto parlando della piattaforma mobile di lancio e del crawler. Cosa sono? Allora, praticamente per come svolge per come esegue i lanci la NASA, i razzi vengono assemblati nel VAB, di cui vi ho parlato anche nell'episodio scorso. Dopodiché il razzo, ovviamente costruito, assemblato, in qualche maniera deve essere portato verso la rampa. E come funziona questo al Kennedy Space Center? Molto semplicemente, il razzo dapprima viene appoggiato su una piattaforma chiamata appunto piattaforma mobile di lancio, e dopodiché razzo e piattaforma vengono adagiate a loro volta su un enorme mezzo cingolato che lentamente le trasporta verso la rampa di lancio. Ma è mezzo cingolato, scusa? Enorme! appunto il crawler. Il crawler, una volta arrivato alla rampa, appoggia la piattaforma, si allontana e dopodiché nei giorni successivi ci sono tutte le operazioni che porteranno al lancio. Quindi ora la NASA ha dato il via allo sviluppo, si spera, dello Space Launch System, e ci si chiede se queste strutture possono essere adeguate anche per questo tipo di vettore. Partendo dalla piattaforma mobile di lancio, noi siamo abituati a vedere quella utilizzata per i lanci dello shuttle, che è praticamente è semplicemente un parallelepipedo con dei fori in corrispondenza di dove venivano appoggiati i booster e praticamente al di sotto dei motori principali dello shuttle, e questi fori insieme alle altre strutture della piattaforma mobile servivano per raccogliere i gas di scarico dei razzi una volta accesi e farli confluire sotto la rampa per poi allontanarli da questa. Però lo shuttle, ad esempio, non aveva con sé la torre di servizio, che nel caso sempre dello shuttle, appunto, la troviamo fissa già fissa sulla rampa di lancio. Questo perché lo shuttle è un sistema un po' particolare, che per il quale ad esempio il suo payload veniva comunque caricato una volta che lo shuttle era arrivato nella rampa, e quindi c'è tutta una serie di meccanismi che non sto qua a raccontarmi, se no andiamo un po' fuori tema. Per quanto riguarda l'SLS, la NASA ha un approccio più simile a quello della gestione del lancio di un Saturno 5. Quindi oltre che la piattaforma mobile, oltre che essere semplicemente la base, ha anche la torre di servizio integrata, e quindi bisogna in qualche modo adattare o costruire questa piattaforma mobile. In realtà una piattaforma mobile con torre di servizio c'è già, perché è stata costruita per un costo di 500 milioni di dollari, era stata già costruita per servire il razzo ARS-1 del programma Constellation. Una volta abbandonato il programma Constellation, chiaramente questa piattaforma, ci si chiedeva che cosa fare di questa piattaforma, che attualmente, adesso se qualcuno di voi andrà in Florida, la vede lì parcheggiata di fianco al VAB, si vede benissimo. Da prima sembrava che potesse essere utilizzata da ATK per il suo razzo Liberty, che è molto molto simile a quello che doveva essere l'ARS-1. Invece, dalle ultime indiscrezioni di questa settimana, sembra che verrà adattata per ospitare il nuovo vettore pesante della NASA. Chiaramente il vettore, se avete presente come è fatto l'SLS, non è come un Ares, che l'Ares 1 è semplicemente un booster, un solid rocket booster a 5 segmenti, un primo stadio e eventualmente Orion sopra. No, quello che doveva essere era così, e quindi la piattaforma mobile di lancio poteva gestire i fumi esausti solo di un singolo booster. L'SLS avrà tre motori derivati dallo shuttle e anche a sua volta due booster, e quindi capite che bisognerà adattarla sia dal punto di vista
diciamo, della geometria dei fori per gestire i fumi, sia anche per, strutturalmente, perché l'Ares 1 sarebbe pesato sicuramente meno rispetto all'SLS. E quindi però la strada è comunque, per non buttare via questi 500 milioni di dollari, si è preferito intraprendere la strada di adattare questa piattaforma già esistente. Invece, per quanto riguarda i crawler, che sono due, si è pensato di, anche in questo caso, non di costruire un crawler ex novo. Sul forum si parlava addirittura di progetti allo studio di mezzi gommati, non cingolati, quindi proprio uno stravolgimento di quello che è già presente al Kennedy Space Center. Invece no, anche in questo caso si pensa di adattare uno dei due crawler per poter sopportare soprattutto il peso dell'SLS con la sua nuova MLP, con la sua nuova piattaforma mobile. E quindi anche nel caso del crawler si tratterà di rinforzare tutta la struttura e soprattutto di adeguare gli attuatori che livellano la piattaforma appoggiata sopra di esso, perché comunque la strada che porta sulla rampa di lancio è anche un po' in salita, e quindi dovete capire che il crawler deve essere in grado di livellare costantemente il razzo. E essendo l'SLS molto molto pesante, bisognerà riarrangiare anche questo sistema. Ed in più anche per quanto riguarda i motori, motori diesel e tutta la meccanica per far muovere i cingoli, che era stata certificata fino a un certo punto, sarà cambiata per poter dare maggiore vita al crawler, che si stima possa avere una durata ancora di 20 anni, quindi per poter essere utilizzato per questa cosa. L'altro crawler ed eventualmente le piattaforme mobili dello shuttle, che a questo punto per SLS non servirebbero più, sarebbero comunque a disposizione dei privati o comunque degli altri contractor che nei prossimi anni vedremo lanciare i propri vettori dal Kennedy Space Center. Ad esempio, un'altra cosa che va su questa linea è che, oltre a queste strutture di logistiche, la NASA ha anche recentemente appaltato delle facility per altre ditte che lanceranno dal Kennedy Space Center. Ad esempio l'OPF3, che è uno degli hangar dove tipicamente lo shuttle veniva messo dopo un lancio, veniva completamente revisionato e approntato per il lancio successivo, è stato dato in mano alla Boeing per gestire quello che sarà la propria capsula, la CST-100, che è molto simile ad Orion. E non solo, anche altre due strutture, che sono la Space Shuttle Main Engine Processing Facility e la Processing Control Center, saranno appaltate, date in concessione alla Boeing per 15 anni. C'è da dire a questo proposito che non solo la cosa interessante dal punto di vista della NASA, che comunque ricicla, cerca di sfruttare anche nel futuro le proprie strutture, c'è da dire che la Boeing questa operazione l'ha fatta in partnership con la Space Florida, che è un consorzio nato dopo la chiusura del programma Shuttle, che sappiamo tutti che la chiusura del programma Shuttle ha messo tantissimi dipendenti che lavoravano al Kennedy Space Center, comunque tantissimi dipendenti della tutta la Space Coast, in una situazione lavorativa problematica, perché di fatto si sono ritrovati senza lavoro. E questa partnership e con questo consorzio è riuscito a, si parla di recuperare circa 500 posti di lavoro grazie appunto alla Boeing, che ha bisogno di personale per gestire le proprie operazioni al Kennedy. Quindi è una cosa molto bella. Anche conosciamo ad esempio anche Flying Jenny, vero Marco, che in questi giorni sta facendo colloqui per riuscire un po' a risaltarci fuori dopo quello che... Ho visto un suo status che parlava di sommergibili, c'entra qualcosa con la sua ricerca o non c'entra nulla?
Ma io credo che, da quello che ho capito, che il nuovo lavoro che probabilmente attende Flying Jenny non abbia più niente a che fare con l'astronautica, e sinceramente l'ho vista anche un po' delusa, in qualche modo determinata a dare il meglio di sé con il nuovo costruttore, quasi come se dovesse, come dire, tagliare i ponti con un sogno interrotto, anche se rimane la sua una famiglia spaziale, insomma il marito fa pur sempre tecnico dei criogenici in rampa di lancio e... Lei resta il presidente fondatore di della Space Suite Society, esatto, sì sì, infatti. Diciamo che è vicino allo spazio quanto lo siamo noi, perché comunque si tratta di un... Lei anche di più, però almeno quanto lo siamo noi, dal punto di vista divulgativo, ma è un altro modo di andare in quella direzione. Io volevo soltanto commentare che Boeing, 15 anni di concessione, direi che le speranze per la sua capsula sono sicuramente buone. Avrà avuto qualche genere di garanzia, che commentava con esattamente queste stesse parole sul forum, ma direi che sono, mi ha tolto le parole di bocca. Beh, sicuramente c'è da dire che Boeing non è l'ultimo degli arrivati, poi si vedrà. Sperano un po' tutti, forse stanno scommettendo un po' tutti sulla nascita di questo famoso mercato privato di accesso all'orbita bassa, quantomeno è qualcosa che si muove e vediamo, insomma. Speriamo bene, e intanto anche un in bocca al lupo a Flying Jenny per il suo eventuale nuovo impiego. Io non dovevo essere presente questa sera, quindi non ho una notizia di riferimento. Come colpa mia, ti ho cassato. No, ma hai fatto benissimo, non dovevo esserci. Però vi invito ad andare su Astronaut News, perché ha bisogno di essere diffusa e resa pubblica, quindi abbiamo tutti i bottoncini per twittare, likeare, lassare. Notizie, adesso la home page di Astronaut News la vedete completamente dedicata, diciamo, le prime notizie alla Shenzhou, o come la chiamano i cinesi, non voglio provare più, mai più a dirlo in maniera corretta, adesso l'ho fatto, non lo farò mai più, chiedo scusa, però ci sono anche altre notizie che magari non raggiungono gli onori di Astronauticast, anche perché il tempo a disposizione è quello che è, ma ci sono cose molto interessanti sull'evoluzione di Orion, che ha già accennato prima anche Riccardo, e anche qualcosa che riguarda più da vicino l'Europa, con il primo lancio del vettore Vega che si sta avvicinando, è arrivato il suo payload, il satellite Lares, che è carino da raccontare perché è un satellite completamente passivo che verrà messo in orbita a 1400 km di altezza, una sfera riflettente con alcuni prismi, adesso lo dico in maniera probabilmente impropria, che riescono a rimandare il laser, esattamente un eventuale raggio laser che lo colpisce esattamente nella direzione da cui proviene, e permetterà di validare alcune parti della teoria della relatività, ad esempio l'effetto lens Thuring, ovviamente lo spazio-tempo che viene trascinato dalla Terra che gira, una cosa assolutamente da fisico, però un po' poco accessibile al grande pubblico come concetti, specialmente dal punto di vista matematico, ma molto molto interessante, e sarà bello vedere che avremo un satellite per i prossimi 25.000 anni, la stima della vita operativa, essendo un satellite inerte non si misura in tempi di attività dei suoi circuiti, dei suoi sistemi, ma semplicemente del fatto che rimane in orbita intorno alla Terra. Una sfera da discoteca. Sì, avremo un satellite, vabbè, non è il primo, ce ne sono altri due, ci sono l'Agios 1 e l'Agios 2, che mi pare che siano simili, perché sono satelliti appunto con la geodelica, che servono per misurare caratteristiche legate al globo terrestre, misurare eventuali diversità gravitazionali, cose di questo genere. La geodetica, insomma, questa scienza che arriva da ben prima dell'era spaziale. Questa sconosciuta, no? Di cui non so assolutamente nulla, ma è bello. Geodetica. Ha un'idea, ha un suono un po' cyber... come si chiama? Non cyber. Tecnobubble. No, non cyberpunk, è il steampunk. Quella cosa... tecnologia d'altri tempi. E niente, andate su astronautinews.it e approfondite queste cose perché ne vale la pena. Anche voi ho fatto un salto su forumastronautico.it e discutetene con noi adesso che è una scheggia. Esatto, riprenderai la linea perché è il momento anche di fare qualche ringraziamento dopo questo fiume di notizie e commenti. Abbiamo avuto anche questo mese, anche questa ultima settimana, alcune donazioni. Qualcuno
perché ha sottoscritto una donazione regolare, qualcuno invece perché ha preferito dare una mano alla redazione di Astronauticast a finanziare le proprie strutture di trasmissione con una donazione singola. Non ci sono particolari segnalazioni da fare, tranne che per i nostri produttori esecutivi K89, Severino Di Palma, Gianpietro Ferrario e Filippo Magni, che ha fatto il rinnovo della tessera ISA, che vorrei ricordare è in definitiva anche uno dei modi migliori per finanziarci, perché chiaramente il contributo è un pochino più alto, però viene utilizzato non solo per Astronauticast ma per la miriade di progetti curati da ISA, ricordo solo Stratosfera ma anche tutta la parte di finanziamento del server di forum astronautico di Astronauti News e così via. E non voglio fare una questua lunghissima, io sempre ripropongo lo stesso paragone con le riviste mensili di astronomia. Astronauticast viene realizzato grazie al lavoro di un gruppo di volontari ogni settimana, noi siamo solo delle voci, ma dietro di noi ci sono tutti gli articolisti che contribuiscono con le notizie su Astronauti News. Quindi se vi piace leggere le riviste di astronomia, potete fare un paragone con noi come se fossimo la vostra rivista di astronautica. Con una donazione mensile di 5 euro, per esempio, potreste ricevere non uno, ma 4 numeri della nostra rivista audio o audio magazine e goderne appieno mentre magari siete in metropolitana o viaggiate in auto o quant'altro, insomma, state facendo jogging e volete tenervi aggiornati su quello che succede a 400 km sopra la vostra testa e speriamo presto anche oltre quella quota. Quindi se vi piacciamo, dateci anche una piccola donazione, fa sempre comodo. C'era un commento da, non ce l'ho sott'occhio quindi non riesco a ricordare il nome, però ci chiedeva qualche notizia sugli ospiti. L'anno scorso riuscivamo a mantenere la massima cadenza mensile, anche se mi sa che da 2 anni fa no, mensile, la puntata con l'ospite. È difficile, ma torneremo ad avere ospiti, l'abbiamo detto in apertura a Diego Urbina, e poi abbiamo anche qualche altro contratto. Problema è far incastrare i tempi nostri, i tempi loro, e anche fare public relations. Sì, tra l'altro io ho sempre nella mia tasca virtuale un'intervista di oltre un'ora con il team della capsula di rientro Irene, un simulatore di capsula di rientro che ha testato con successo le sue capacità di sopportare il calore quest'estate. Sono stati gentilissimi tutti i membri del team, anche grazie al nostro archi Peppe. Purtroppo materialmente in questo periodo sono preso per il collo con il censimento da buon dipendente pubblico responsabile di un centro di elaborazione dati, non e riesco così, a staccare. Cosa devo mettere qua in questa domanda? Scusate, ho Twitter. Anch'io ho avuto una twittata in questo momento, ma sul telefono. E nulla, quindi mi ripropongo, oltre all'intervista di Agurbina, di riuscire finalmente a montare e a divulgare la lunga interessantissima intervista del team Ali, che è il consorzio di aziende che ha realizzato il dimostratore di rientro Irene, con cui mi scuso per questo prolungato ritardo. Bene, tra i vari commenti di Astronauticast ultimamente non abbiamo solamente ascoltatori ma anche persone diciamo appassionate di argomenti religiosi che hanno cercato di farci guardare al cielo con un occhio un attimino diverso. Noi guardiamo le astronavi e i razzi e invece volevano farci scorgere le Madonne e i Santi. Così è stato interessante per una volta leggere un commento diverso che per qualche verso ci ha fatto anche abbastanza sorridere. Ma ecco. La hit sul loro sito è fantastica. Esatto. E vabbè. Diciamo che magari ecco, il repertorio musicale non è esattamente il loro forte, però sai, anche solo facendoci sorridere, intanto fanno parlare di loro e raggiungono il loro scopo. Scusa. Volevo aprire e guardare il sito. Ti sei fatto un nuovo stinger con l'inizio di quella. beh, quasi quasi lo registro dopo. Niente, vabbè, sono. Diciamo che un po' off topic nel nostro. Beh, è un'altra interpretazione del cielo, insomma, in qualche modo.
Finiamo qui con la quest. Ma mi sembra strano. Ogni tanto quando sento silenzio mi viene l'istinto di riprendere in mano la discussione. Ma direi no, lasciamo spazio a eventuali vostri commenti. No, la quest era già finita prima di questo siparietto parareligioso. Non mi piace farla tanto lunga. Sono sicuro che se ci apprezzano qualcosa arriva sempre. Anzi, anche a volte qualcosona. Va bene così. No, direi proprio che ci sarebbe ora lo spazio dedicato alle rubriche. Normalmente ad aprire le danze era il nostro Paolo Amoroso, che ha lasciato con la sua saggezza questi quattro ragazzi senza la sua guida, e quindi non abbiamo per questo appuntamento la rubrica degli annali marziani. Contiamo che Paolo riesca a tornare almeno per l'atterraggio per il post atterraggio di Diego, che avverrà, ripeto, domani. Resterebbe un ultimo argomento, che è quello di Io Robot. Non so se Michael tu hai la sigletta sotto il dito, sotto a click o no. Deve essere lunga. Prima o poi la SIA ci verrà a prendere. A te la parola. Beh, ma sotto i 30 secondi dobbiamo pagare solo 400 euro al mese per poter e baciare i piedi al presidente tre volte, al presidente di SIAE. Vabbè, per la rubrica Io Robot vorrei approfittare del ottimo lavoro svolto da uno dei nostri articolisti volontari, Matteo Carpentieri, che si è preso l'onere di aggiornare mensilmente la situazione dei nostri esploratori robotici a spasso per il Sistema Solare. In una serie di articoli chiamati Aggiornamenti dal Sistema Solare ci occupiamo di quello che sarà così in esplorazione del nostro cortile galattico per il mese di novembre. Beh, novembre è un mese abbastanza fitto, in particolare abbiamo un primo lancio programmato, quello della sonda Phobos Grunt da parte dei russi e della Yinghuo 1 da parte dei cinesi. Il primo dovrebbe partire dal cosmodromo di Baikonur alle 21:16 dell'8 novembre, quindi manca veramente molto poco, la sera tra l'altro della conferenza di Samantha a Milano, è destinato all'orbita marziana. E invece Yinghuo si metterà intorno alla Terra in un'orbita equatoriale. Per quanto riguarda sempre novembre, abbiamo un lancio molto importante. Il 25 novembre, che è la data della conferenza questa volta di Paolo Nespoli a Oggiorno, Curiosity è il primo giorno in cui si apre la finestra di lancio del nuovo rover diretto su Marte, nuovo rover marziano di NASA, che sarà il successore di Spirit Opportunity, il secondo dei quali è ancora a rollare sulla superficie del pianeta rosso. Partendo invece dal primo pianeta del Sistema Solare, Mercurio, abbiamo la sonda Messenger di NASA, che abbiamo commentato nelle scorse puntate, che sta continuando la sua missione esplorativa, rivelando vari aspetti ancora sconosciuti del pianeta. Intorno a Venere, secondo corpo celeste del Sistema Solare, abbiamo la Venus Express di ESA. Ricordo a tutti che abbiamo intervistato uno dei principal investigator della missione Venus Express, ora da buon pilotto mi sfugge il nome, ma andate sul blog di Astronauticast e cercate Venus Express e arriverete alla puntata in cui avevamo intervistato proprio uno dei responsabili della missione. E intorno alla nostra Luna abbiamo il Lunar Reconnaissance Orbiter, che ci sta restituendo a vagonate fotografie anticomplottiste, ma ovviamente anche di elevato interesse scientifico, l'anticomplottismo è solo un prodotto secondario, delle zone di allunaggio dell'Apollo, ma anche in realtà sta mappando tutta la superficie lunare. Su Marte abbiamo già accennato poco fa, abbiamo Opportunity che per i 2759 giorni and counting, come dicono gli americani, sta esplorando la sua nuova zona del cratere Endeavour chiamata Cape York. Intorno al pianeta in orbita abbiamo ancora varie sonde, tra cui l'Europea Mars Express, l'americana Mars Reconnaissance Orbiter e anche ancora americana la Mars Odyssey. Diretta alla cintura degli asteroidi abbiamo invece la sonda Dawn, che attualmente sta orbitando intorno all'asteroide Vesta a una quota di circa 600 km. Andando ancora più in là, Giove rimane solo per il momento e arriviamo a Saturno, dove Cassini, nonostante un piccolo problema elettronico a uno degli strumenti di bordo, continua in generale buona salute.
esplorare il sistema saturniano, quindi non solo il pianeta ma tutto il sistema dei suoi satelliti, restituendoci le immagini più incredibili, secondo me, che ci siano arrivate negli ultimi anni dal nostro sistema solare. Sembrano scatti effettuati con manipolazione di fotografie e con Photoshop, in realtà si tratta dello spettacolo della natura, una cosa che riesce sempre a sorprenderci più di ogni invenzione umana. Ancora più in là, verso Plutone, abbiamo New Horizons, anche se in direzione di Giove, scusate, è, c'è anche Juno. Avevo detto che non c'era nessuna sonda, ma per fortuna Juno, lanciata il 5 agosto 2011, è in direzione del più grande pianeta del Sistema Solare. Verso l'esterno del Sistema Solare, dicevo, abbiamo New Horizons, diretta a Sistema Plutone Caronte. Mancano ancora 1354 giorni circa all'incontro ravvicinato con questi che sono i corpi celesti più esterni del sistema solare, anche se poi ci sono oggetti trans plutoniani, insomma, anche forse più grandi di Plutone, ma sarà magari un argomento di approfondimento futuro. E la sonda Deep Impact americana, che attualmente è in orbita eliocentrica in attesa di ulteriori istruzioni per una possibile terza missione, dopo aver visitato la cometa Tempest 1 nel 2005, Hartley 2 nel 2010, con la missione Epoxy, è ancora in grado di lavorare. Una menzione va fatta anche a due sonde giapponesi: la sonda Akatsuki, che è attualmente in orbita eliocentrica in attesa di incontrare Venere per la seconda volta, e la sonda Icaros, sempre di JAXA, con la sua innovativa vela solare, ha passato Venere lo scorso dicembre e in questo momento sostanzialmente i tecnici hanno fermato la sua rotazione stabilizzatrice per sperimentare se è possibile controllare questa vela solo ed esclusivamente modulando la spinta del vento solare. Si tratta di un progetto particolarmente audace, a cui auguro tantissima fortuna, perché, come già ci hanno abituato con la missione, ve la ricordate, Hayabusa, i giapponesi riescono davvero a tirar fuori il massimo dalle loro missioni, con tutto il rispetto naturalmente per gli equipaggi, i team di altri paesi. Sì, la vela solare è sempre... La vela solare ha sempre avuto, tutti gli esperimenti di vela solare hanno avuto una specie di maledizione, ci sono stati parecchi problemi. Se c'era qualcuno che poteva farcela erano i giapponesi, e mi pare che ce la stiano facendo alla grande. Sì. Questa sta viaggiando in maniera eccezionale, dovrà poi attraversare tutto il sistema solare, a quanto pare, la sua missione. Smooth sailing, direbbero gli americani, smooth sailing. Sì. Non riesco a pronunciare questa cosa, ma smooth sailing. Ma volevo soltanto integrare una cosa che ha detto Marco prima. Ha menzionato Mars Express in orbita intorno a Marte. C'è qualche problemino per Mars Express, mi pare alcuni safe mode che sono stati triggerati, scusate il termine, scatenati da dei problemi software. Non so quanto sia grave la situazione, ma pare che siano confidenti di poter riprendere la... No, l'hanno messa in ibernazione per evitare che ad ogni safe mode faccia un reset della posizione e quindi consuma un sacco di propellente. Attualmente in stand-by, diciamo, e in attesa di una riprogrammazione, perché dovranno correggere dei problemi appunto sui trasferimenti dei dati di memoria. C'era qualcosa che non funzionava in quella parte lì, a quanto sembra. E consideriamo che... Scusa? Sono 8 anni di attività. Sì, beh certo, consideriamo che ha ancora più di 10 anni di propellente a disposizione per poter proseguire la sua missione, e ogni safe mode consuma l'equivalente di 6 mesi di missione, quindi è per quello che hanno fermato tutto. Il quarto safe mode negli ultimi 3 mesi, e hanno detto fermiamo tutto, vediamo di risolvere il problema e poi proseguiamo con la cosa. Un altro appunto che volevo fare era per quanto riguarda Phobos Grunt e Jung-Huo. Jung-Huo in realtà è montata dentro allo stesso cluster di Phobos Grunt. Partiranno insieme, viaggeranno verso Marte insieme. Arrivati in orbita intorno a Marte, Jung-Huo verrà liberata, entrerà in orbita intorno a Marte e poi Phobos Grunt farà la sua missione di discesa su Phobos e rinvio a terra di un campione di suolo. Rocket pooling si chiama questo in maniera tecnica. Grazie Luigi di avere specificato questa cosa che mi era sfuggita nel troppo riassunto che ho fatto di questa prima parte della notizia. Volevo anche ricordare, per chiudere
la sonda Rosetta, che nel suo ultimo tratto di viaggio verso la cometa Churyumov-Gerasimenko è stata immessa in fase di ibernazione lo scorso giugno e verrà risvegliata solo nel gennaio 2014 per una missione orbitale intorno alla cometa per il maggio del 2014. Poi non dimentichiamo due vetuste ma funzionanti, addirittura twittano, capsule di NASA, la Voyager 1 e 2, che sono ancora operative nel loro viaggio di allontanamento dal sistema solare e, come appunto vi dicevo, su Twitter è possibile seguire dei regolari aggiornamenti, tra l'altro delle telemetrie, insomma, della risposta quasi umanizzata ai comandi di inviati dalla Terra. Bene ragazzi, aspettavo il gong, perfetto. Beh, in realtà potevo aspettare col gong e riesumare una vecchia tradizione di Astronauticast, visto che facciamo questi aggiornamenti periodici a tutto campo sulle sonde del Sistema Solare, potremmo parlare anche ad esempio di cose parecchio emozionanti che succedono, come l'8 novembre ci sarà la 299esima Orbital Trim Maneuver di Cassini. Ti mancano, eh? Oh! O ad esempio mi segnala Filippo della chat che c'era anche un close flyby, anzi un distant flyby, scusate, il 6 novembre, un distant bello flyby di Metone, Pandora e Calypso, non chiede il mio divano letto qua dietro. Che è ancora più distant, però distant. Un opportuno valore di distant, esatto. Hai parlato del letto, a me è comparso il letto, sei ancora lì di Hangout. Sei andato a letto. Riconoscimento vocale di Google, no, lascio la parola a Marco, volevo prendere le redini, ma lascio a Marco. grazie. Beh, comunque volevo dire che non sarò mai alla tua altezza, sto solo cercando di imitare, di scimmiottarti. Molto, molto meglio. Allora, siamo arrivati al momento dei link della settimana, dove consigliamo sempre siti o risorse per i nostri amici ascoltatori. Il primo è una cosa che veramente si adatta agli amanti delle statistiche e degli elenchi. Luigi, apri bene le orecchie. Si tratta dello Space Launch... Lo so, ma non volevo dirlo, dai. Volevo fargli una bella sorpresina. Comunque, lo Space Launch Report, che sono statistiche aggiornate per vettore, veramente roba che neanche il baseball è così preciso. È stato il commento di Riccardo, credo, che ha preparato questo link. No, il commento è mio, no? Il link arriva da Filippo. Me l'ha segnalato ieri Filippo e sono corso sulla Wave a segnarlo. E ho visto che praticamente mi ha ricordato proprio l'ossessione che hanno gli americani per gli sport, in particolare per il baseball, per le statistiche. Voi andate su quel link e potete vedere quanti lanci per ogni anno, per ogni vettore, per ogni sito di lancio, per ogni lancio quanti lanci, per ogni vettore quanti lanci di successo e quanti fallimenti, quante destinazioni, orbita bassa oppure orbita più alta o deep space. È veramente una miniera di informazioni. Sono praticamente dei file di testo, in realtà sono in HTML, ma sono formattati molto molto semplicemente, possono essere portati in file di testo divisi da tab, e quindi volendo si riesce anche a importarli in sistemi più complessi che permettono interrogazioni un po' più fantasiose. Mi piacerebbe vedere qualche risultato, qualche evoluzione di questo database che fornisca qualche informazione non direttamente così cogliibile, si dice, dal guardare le tabelle, magari qualcosa che si vede soltanto analizzando nel dettaglio i dati. Vorrei provare a vedere questa cosa. Mumble, Michael, ti lasciamo ai tuoi mumblamenti informatici statistici e per presentare le statistiche del nostro italianissimo Luigi sull'esplorazione robotica, beh, potrei proprio lasciarti la parola, visto che l'hai creato tu, perché non lo commenti? Sì, diciamo che ho creato un elenco di tutte le missioni attualmente attive, con la posizione, più che una tabella di descrittiva, è più una tabella di dati, in cui ci sono a distanza istantanea dalla Terra, la posizione orbitale, l'orbita su cui è e la destinazione. Ho cercato di fare un po' un elenco, diciamo che è abbastanza lungo andare a cercare online tutte queste informazioni, perché di alcune
di alcune sonde ci sono 3, 4, 5 siti diversi e non su tutti ci sono tutte le informazioni, quindi è abbastanza complesso riuscire a mettere insieme tutti questi dati. E per alcune sonde, come per esempio Akatsuki proprio, che ha fallito l'inserimento orbitale su Venere, adesso si sta aspettando che dovrebbe riuscire a fare, se non sbaglio, 9 orbite, no, Venere fa 9 orbite, lei farà 8 orbite e si rincontreranno nel 2016 in teoria, e a quel punto ritenteranno l'ingresso orbitale per la sonda. E di questa sonda per esempio non ho trovato su che orbita è attualmente intorno al Sole, da nessuna parte c'è il riferimento. Anzi, se qualcuno di voi avesse questo dato, io posso poi inserirlo nella prossima versione della tabella. E niente, era semplicemente uno sfizio mio, che poi era stato, l'avevo anche già proposto al direttore di Celum, che però mi ha sempre detto: ma è completo, ma sei sicuro? E non l'ha ancora pubblicato. Comunque vabbè, queste sono nel cassetto. Era nel cassetto perché detto, prima o poi magari me lo chiede. Infatti mi ha sempre detto: tu tienilo aggiornato, che non si sa mai. Guarda, però, in piena ottica Google-like, quando si cerca di fare le cose, pubblicarle anche se non sono complete in beta, tu l'hai pubblicato sul forum e cosa è successo? Ti hanno fatto notare che non c'era opportunity, che ok, infatti, non era in orbita, però era comunque una mancanza. In effetti è quello tra tutto, mantenere le cose nel cassetto fino a quando non sono perfette, perché non lo saranno mai perfette. Il modo migliore per migliorarle è metterle, darle in pasto alla comunità e vederle che vengono analizzate nel dettaglio e trovate tutti. È verissimo. E poi avere avuto questo appunto da chi l'ho avuto è anche abbastanza importante. Sì, in effetti opportunity me l'ero proprio perso per strada, perché facendo conto delle sonde non l'avevo tenuto in considerazione, però ho giustamente corretto e ripubblicato la tabella. Adesso, se riesco, cercherò di mantenere una periodicità mensile con questi aggiornamenti e vedremo. Grazie della situazione. È stato un piacere. Marco, che sta facendo una attività extraveicolare. Allora, qualcuno ha detto: Marco muta il microfono. Lui ha voluto dimostrare che magari sta. Ma mi sentite? Mi sentite? Loro non lo sentono da Hangout, giusto Marco? Tu hai, mi sentite? Hangout, non hai mutato. Vabbè, non stiamo a fare discussioni tecniche. O magari ho visto male io il video. Altri link a parte Truccio Baldazzi, che mi è caduto sotto l'occhio adesso. ecco qua le fotografie del rientro della Progress. Mi pare che avevamo postato una fotografia simile del rientro di STS-84, perché questo argomento era arrivato a essere discusso durante la copertura in diretta dell'ultima missione Shuttle. E questa è un'immagine molto simile che abbiamo fatto la nostra esperienza. È interessante vedere che si vedono i pezzi della Progress che si sta disintegrando. Per fortuna per STS-135 non si sono visti. E poi vabbè, chiaramente dopo c'è il video che ne ha già parlato Luigi prima, che è ancora più bello, insomma, vedere. Ma io continuo a non capire come la mia voce sia udibile con il microfono di Hangout ammutolito, ma a quanto pare c'è qualche settaggio che mi sfugge. Adesso vediamo un po' il tempo quant'è, siamo oltre l'ora, quindi evitiamo di dilungarci, te lo spiego appena finisce la puntata. Va bene, no, io mi sono scartato una bella caramella in faccia a Luigi, e per cui si è rimasto nella registrazione, mi scuso, non avrei mai immaginato che uscisse il suono. Va bene, sto scorrendo il nostro wave. Mi pare che no, sia tutto. Direi proprio che sia veramente tutto. È tutto per oggi. Vorrei ringraziare tutti voi amici per il contributo che ci avete dato. Luigi Morelli con astrogation.blogspot.com che ci saluta.
Saluti a tutti da Carmagnola. Perfetto. Riccardo Rossi da Modena con il suo account Twitter Space Humor, o quello che vuoi citare tu, Riccardo? No, sì, mi va bene citare Space Humor. Se non mi siete in follow, fatelo per vedere le mie vignette e farvi quattro risate, spero. Quindi un saluto da Modena, da Riccardo Rossi per gli amici di Rick and Real. E dallo studio principale di Milano, per questa volta esiliato al ruolo di complimario, ma sicuramente pronto a rientrare sulla sede del regista, Michael Sacchi. Ciao. Che ci saluta con l'androide e il vostro...